Salve ragazzi. Come mi dite? Procede la mia avventura. O meglio chiamarla tragedia. Sinceramente non so. Se mi piace o non questa mappa. Però nella mia vita ho fatto tante di quelle bastardate che potrei anche tranquillamente fare questa mappa. Anche se per il momento è solamente ripetere azioni all'infinito. E infatti, anche questa l'ho ripetuta all'infinito. Sto iniziando gradualmente a comprendere le meccaniche di questa mappa, al fatto che ci sono rumori e voci che non si capisce da che direzione vengono, che ci sono stronzi che arrivano all'improvviso senza preavviso, e ci sono figli che nonostante abbiano riavviato un sacco di volte, continuano a ricomporsi dopo che li ho rotti. L'unica cosa che però non si ricompone dopo che si è rotta sono le mie sacre colle. Perché tutti questi bug che sto riscontrando in questa mappa stanno iniziando a rompere le palle. Ma proprio enorme. Sinceramente, non ho mai visto tanti bandi in una mappa di Minecraft se non nel gioco Dark Souls. Altra grande cagata, tra l'altro, a cui ho potuto giocare un po' di tempo fa, che decisamente allenato a Minecraft è come fare lavorare un diamante splendente, parlo di Minecraft, e paragonarlo a un gigantesco stronzo in cammello. Il paragone non c'è, non regge. Minecraft è mille volte meglio di Dark Souls. Comunque, sto facendo l'acrobata su questi blocchi di terra. Anche per il fatto che a volte si compongono, si rompono, si ricompongono, si rompono, si rompono. Comunque, guarda un po' chi ci sta. Ci sta uno zombie che fa il moonwalker. Mi sa che va da proprio questa parte della mappa. Sto qui perché cazzo. Ma che gli prende? Ma come cazzo esplode questo adesso? Cioè, è esploso con un balzo temporale. Io sento una lava. Ecco un altro creeper. Anche questo fa un bascatto. Ma l'ho visto solo io o il creeper sembrava bloccato in una specie di continuo spazio-tempo? Io ho un dubbio.
che magari chi ha creato questa mappa deve modificare in qualche modo il codice del gioco, e probabilmente questa modifica sta creando questi problemi. Blocchi. Sinceramente, se proprio il gioco mi rendo conto, come cazzo faccio a portare avanti le queste? Di solito io quando gioco non sono molto felice, non parlo tanto, che mi distrae. E visto che adesso mi trovo in una situazione in cui una distrazione può portarmi a casa, non credo che sia il caso di rischiare di cadere solamente perché devo fare fatto chiacchiere con voi. Comunque, questa parte è decisamente lunghissima, molto lunghissima, e anche pallosa, e questo non me la taglierò, ve la farò vedere tutta, in modo che se mi faccio due palle io e mi sono delle palle anche voi, perché al mio paese quattro palle sono meglio di due. Gli alberi che ho piantato stanno ancora piccoli. La calzonaia che sto facendo è veramente corta. Devo trovare un modo per poter velocizzare la crescita del il solo problema è poter fare questo servizio se direte che l'albero è sceso. Sarebbe come una volta mossa. Quindi nelle prossime puntate probabilmente mi darò da fare, perché sono sicuro che le mie persone e gli sviluppatori di questa mappa hanno messo anche uno sfondo di schede. E se prendo lo sfondo di schede, non solo avrò forse un po' di armi più nuove, un po' di archi, un po' di frecce e un po' di ossa, ma sicuramente le cose miglioreranno molto, almeno per me. Gli avevo detto che non me lo faccio vedere tutto, e ce l'avete capito. C'è un credito a tutto quello che dico. Perché sono un bastardo con la capacità di mentire. Essere anche altre occasioni di cui ve lo ci sono di più. Ma solo non perché non devo fare il colore, ma perché sinceramente lo sono di più. E l'unica cosa che mi piace di lunga è che io non so le gambe, non c'è più video. Ritengo di aver spianato bene questa zona, così almeno ho la possibilità di vedere in lontananza qualunque deficiente abbiamo in mappa.
E quando dico deficienti, parlo senz'altro di bisogni di definita e degli abbastanza. Il rumore che avete sentito prima è che sto sorseggiando un caffè e che come al solito sono le 4 del mattino. Lo sento a quest'ora, faccio vedere. Perché è l'unico momento libero che ho. E quindi, finalmente, è cresciuto un albero. Anzi, ne sono cresciuti più lunghi. Anche questa parte l'ho saltata, perché era uno di quegli alberi giganteschi, ramificati, e ci ho messo veramente un casino di tempo per sfondarlo. Ma per l'uomo ho ricavato mele, legno e tanti altri moscelli che naturalmente ora ripianterò. Ora vediamo un po' che sono questi cartoni. Riesco, con questo video riesco a creare. È una cosa che il design di tutti i costi, avere luce e efficienza. E a questo punto continuo a sentire se fallisce, quindi, secondo me, qua sotto, ci deve essere probabilmente uno spegno se fallisce. E mentre parlo, non potrebbe verificare. In questa fase di gioco, raccogliere la legna è la cosa principale. Perché? Per cucinare, per creare carbonella, ma soprattutto per creare ceste. In questo modo, se le cose continuano su questo passo, potrò senz'altro fare un accendimento per farmi una casa. Ma per definire una casa calda ci vogliono anche vivere. E perciò possiamo fare una spalla perché quando metterò i vetri allora potrò dire che ho fatto una casa e la segnerò negli accendimenti. Sì, è chiaro, io in questo gioco non ho assolutamente fretta di finirlo. Me la sto prendendo con calma. Cercherò anche di a farne la quest di distruggere o di sacrificare una risposta. Perché sono un certo punto. Però me la prenderò con molta calma. 15 minuti alla volta. Io intendo cambiare di la vita. 15 minuti alla volta. Se ritenete che il fatto che me la prendo così forte, la mappa decisamente piccola, che vi posso dire? Voi la fate a mano vostro, io la faccio come cazzo di cara. Ti piace l'idea? No. E attaccatemi al cazzo, perché è l'unico punto che il mio libero è proprio. Una cosa che chi vede i video non ha capito è che se uno fa questo video, lo fa per affermare il suo desiderio personale di fare una cosa. Gli altri possono dare dei consigli. Consigli, non voi. Spetta sempre a me decidere se voglio seguire il vostro consiglio o no. E finalmente sono arrivato in una nuova zona che mi fa capire che le nuove cose che devo cercare sarà ancora più complicato riuscire a trovarle. Come ho detto l'altra volta, in questo punto ci sta sicuramente uno spunto di legno. E sicuramente vi ricorderete che ho detto che starà sotto il legno. Ora il casino
adesso. E che anche se lo trovassi, non ho sufficiente forza per poter assorbirlo. Pesce con le velenose, perché sono sicuro che le sue palle le abbiamo sentite di vedere per te. Per cui, per il momento, devo raccogliere in terra, pietra, tutto quello che posso prendere, così posso cominciare ad allargarmi le stazioni e vedere di che morte devo morire dietro a questa parete. Perché sicuramente questo, dall'altro lato della parete, ci sarà sicuramente altri tempi. Sicuramente molto più grosso di quello che devo ancora affrontare da questo lato. E probabilmente quello che devo affrontare sotto. E adesso verifichiamo se la mia teoria è valida. Cioè che qua sotto ci sia un cambio. Comunque, e come la vedo io adesso, l'episodio sta per finire, per cui se volete mettete mi piace, se non volete mettere mi piace mettete non mi piace, se non mi piace la serie non seguitela, se vi piace seguitela, per il resto è tutto grasso che cura, dipende da voi, non da me, tanto io lo faccio anche se a voi non mi piace, ma continuo perché lo voglio io, non perché siete voi a decidere, ok? Ciao!